Eccoci qua al momento tanto aspettato, l'uscita di Civilization 6. È dal primo Civilization che io gioco a tutta la serie. Oggi, appena è uscito, abbiamo preso il gioco. Non potevamo fare altrimenti. Allora, vediamo un po'. Questo proprio come vedete è proprio la schermata iniziale, è stato appena installato, quindi accettiamo tutto. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Intanto credo che dover abbassare un po' l'audio, soprattutto il volume della musica, i suoni ambientali. Passiamo un po' di dialoghi. Maestà, Vostra Grazia, Maestà. Ma sì, maestà, Master, chiamiamolo così. Perfetto, perfetto. Benissimo, quindi qui confermiamo. Vediamo quali altre opzioni ci danno. La lingua, ovviamente, italiana. Sottotitoli nei filmati, confermiamo. Livello grafico, schermo intero, faccia di gioco, schermo tasti, applicazioni, cosa vorrà dire? Il nostro video introduttivo. Possiamo anche disabilitarlo perché visto una volta, visto sempre. Molto bene, allora qui abbiamo anche il tutorial, però questo va bene per chi non ha mai giocato, non abbiamo bisogno neanche di rinfrescarci la memoria perché siamo già prontissimi, aspettavamo da tempo questo momento. Proviamo a creare una partita. Allora, creiamo, vediamo un po', leader casuale, Catena dei Medici, Cleopatra, Barbarossa, quindi Germania, quindi abbiamo Francia, Egitto, Germania, Spagna, India, Sumeria, Gorgo della Grecia, Norvegia, Giappone, Congo, Brasile, un altro della Grecia, Pericle, poi abbiamo Pietro, Russia, Cina, Arabia, America, Scizia, Traiano, Roma, e poi Vittoria, Inghilterra. Manca. Vediamo l'Austria, perché nelle scorse stagioni c'era anche l'Austria, che era una fazione, una civiltà molto molto interessante per il bonus. Però, visto che noi siamo italiani, proviamo Traiano, di Roma. Tutte le strade portano a Roma, tutte le città che fondi o conquisti partono con una base commerciale, perfetto. Sono all'interno del raggio di una rotta commerciale con la tua capitale, partono anche con una strada che la collega ad est, perfetto. Molto bene, perché la strada, questo non c'era nella versione 5. Le tue rotte commerciali fruttano un oro e quando attraversano le basi commerciali nella tua città. Benissimo. Abbiamo la colonna Traiana, tutte le città partono con un edificio extra nel centro cittadino. Ok, questo è un monumento nell'epoca antica. Alla Legione, che era un'unità esclusiva romana da Mischia, di epoca classica. Poi abbiamo le terme, che sostituisce il distretto acquedotto. Diciamo che non è che abbia grandi grandi vantaggi, diciamo l'unico vantaggio importante è il fatto che automaticamente venga collegata a una strada se all'interno della rotta commerciale con la capitale. Ah, proviamo, vediamo un po' come funziona l'avanzata, cosa dice. Difficoltà
abbiamo colono, capitano, condottiero, principe, re, imperatore, immortale, divinità. Direi che possiamo fare tranquillamente la modalità re, che è già una bella modalità con una discreta difficoltà. Città standard, continenti, come tipo di mappa, continenti, frontale, mare, placche, pangea, casuale. Facciamo continenti, sono poche grandi masse di terra emersa, frontale, una mappa imprevedibile, mare interno, grande oceano al centro della mappa, no, isole di varie dimensioni, no, pangea, nuovi continenti, con tante isole attorno, oppure casuale. No, io direi continenti, poche grandi masse di terra emerse. Perfetto, dimensione mappa, abbiamo quello, minuscola, piccola, standard, facciamo standard. E il leader prendiamo Roma. Proviamo, Roma, Traiano. Perfetto. Proviamo questa nuovo Civilization 7. Dalla prima scintilla di vita negli oceani, ai grandi animali dell'età della pietra, ai primi passi dell'uomo in posizione eretta, hai compiuto un lungo cammino. Ora comincia la tua avventura più grande. Dalla culla della civiltà dovrai arrivare alle stelle. Lancia la tua rete sul mondo intero, o Traiano, imperatore della potente Roma. Le tue legioni sono pronte a marciare per dar vita al più grande impero che il mondo abbia mai visto. Se veramente puoi fare in modo che tutte le strade portino a Roma, il tuo sarà un impero di grandi ricchezze e lussi. Allora sicuramente i nostri cittadini ti proclameranno Optimus Princeps. Molto bene, l'introduzione, intanto il caricamento è in corso. Occorre attendere. Diciamo che questo Traiano ha una faccia un po' stanca, eh? Non è che mi ispira molta fiducia, però un po' un personaggio cartoon. Come romano, come italiano, preferirei qualcosa di più tosto, però insomma, faccio un po' stanca, vuol dire cosa so qua fare, per favore non scegliermi. Vabbè, iniziamo. Salve, grande leader. Come tuo consigliere personale, sono qualificata per assisterti in tutti gli aspetti del governo della nostra civiltà. Sono al tuo servizio. Bene, qui quindi ci dicono il consigliere, per chi non ha mai giocato a Civilization, cliccando qui gli danno ovviamente più informazioni aggiuntive. Noi invece abbiamo già giocato a Civilization, lo conosciamo molto molto bene, quindi diciamo che sono nuovo a Civilization 6, per vedere anche le ultime news. Perfetto, allora qui abbiamo iniziato, bisognerebbe fondare la città. Qui abbiamo del grano, risorsa bonus, perfetto, tè, risorsa di lusso, però chiedere l'irrigazione. Qui invece un pochino più lontano abbiamo i tartufi, che anche questa è una risorsa di lusso. Va bene, per non perdere tempo fondiamo subito. Molto bene, a questo punto abbiamo qui il grano, fortifica, salta al turno, attende, scegli produzione. Ok, vediamo se col tasto destro non dice nulla. Questo è il guerriero. Allora, andiamo a esplorare la mappa. A differenza di prima non si allarga molto la mappa, subito inizialmente, non è che è così piccola, no, spero di no, spero che sia molto più grande. Qui abbiamo una mini mappa qua sotto, quindi la mappa, è solo questa qui la visione che possiamo in questo momento ottenere. Visuale strategica, ok, spilli mappa, aggiungi spillo, forse è il punto dove bisogna andare, le opzioni. Mostra griglia, icone, risorse, perfetto, icona della resa, va bene, le lenti, mettiamo mostra posizione raccomandata per le città e la disponibilità d'acqua da ogni casella. Questo mi sembra una cosa interessante, perché in questo modo noi abbiamo la possibilità di vedere direttamente
sulla mappa selezionata quali sono le posizioni raccomandate per costituire e per fondare le città e le disponibilità di acqua in ogni casella. Infatti qui vediamo che c'è disponibilità di acqua, dovrebbero essere queste, dovrebbero, poi vediamo, o sono queste in verde, ma poi perché se noi togliamo ma diremo che direi che lo possiamo attivare di volta in volta per capire. Molto bene. Qui in alto abbiamo l'albero delle tecnologie. Ah, hanno cambiato tutto qui. Quindi qui abbiamo un albero fatto in questo modo. Quindi diciamo che per cercare le varie tecnologie io direi di selezionare il discorso meraviglie, andare a vedere quale meraviglia vogliamo fare prima di tutti e poi di conseguenza facciamo le varie tecnologie da ricercare. Allora direi che in questa fase sia importante soprattutto il fatto di potersi difendere, ma anche quello di poter crescere velocemente. Quindi andiamo subito sul discorso dell'allevamento. Molto bene. Ok. Poi quest'altro abbiamo i progressi civici. Codice delle leggi, artigianato. Bene. Qui sono i grandi personaggi, visualizza i grandi personaggi disponibili e i tuoi progressi per ottenere un grande personaggio. Qui abbiamo una serie di personaggi, Dannibile, Gaio, Isidoro, con le relative biografie, quindi se uno vuole anche prendersi la briga di conoscere la storia. Bene, allora cliccando sulla città apriamo questo pannello, quindi qui è cambiato un po' tutto, dove abbiamo i dettagli della città, acquista casella, in questo caso, ah ok, come nel precedente con i soldi si possevano acquistare le caselle, ma in questa fase è superfluo, gestione cittadini, qui mi indica, ok. Poi acquisto oggetti in cambio d'oro. Ok. Acquisto oggetti in cambio di fede. Ah, possiamo cambiare la fede con degli oggetti. Cambia produzione. Benissimo. Ok. Allora, turni. Crescita attrattiva. Va bene. Scegli un'unità. Allora, ovviamente in questo momento noi dobbiamo fare un colono, questo è per forza di cose un colono, però qui ci richiede almeno due di popolazione, in questo momento siamo uno perché abbiamo appena fondato, e poi io subito farei un bello scout, perché chiaramente lo scout mi apre la mappa. Ok, quindi qui abbiamo un po' visto tutto. Chi è questo? Ah, ok, questo qui sono io. Caratteristiche, abilità, regione, terra. Va bene. Sempre un po' con la faccina stanca, ma un po' perplesso. Cosa sono qua a fare? Vabbè. Avanti. Benissimo. Vediamo un po' se come nell'altro civilization, se io clicco qua, lui andrà là. Sì, sempre cliccando col tasto destro, lui farà tutti i passi necessari per andare da quella parte. E magari vediamo se anche in questa versione si incontreranno dei bonus che si possono prendere e se ci sarà il discorso dei barbari. Non ho visto nelle opzioni il fatto di poter togliere o meno i barbari o di scegliere il tipo di vittoria. Magari abbiamo fatto un po' in fretta a iniziare, però
Vediamo un po' il menu di gioco. Opzione abbandono. Ah, in questo caso non c'è una scelta, perché se vi ricordate la volta precedente, o meglio, nelle versioni precedenti fino al 5, sin dall'inizio potevi scegliere che tipo di vittoria per la quale concorrere. In questo caso invece pare che la vittoria sia unica per il momento. Poi magari vediamo nelle opzioni se... però qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Salvataggio, opzioni, abbiamo visto adesso, menu principale, desktop, quindi allora per forza ci sarà la vittoria obbligata, che è quella della conquista dello spazio. Ma ritorniamo alla partita, quindi qui turno successivo. Turno successivo. Piano, sempre la mappa. Ah, abbiamo già incontrato qualcuno. Questi sono Lisbona, guerriero. Nuova missione per le città-stato. La città di Lisbona ti ha dato una nuova missione. Attiva un'ispirazione per il progresso civico. Manodopera di Stato. Nuova missione. Bonus. Ho preso un bonus perché ho incontrato Lisbona. Ho quindi un emissario presso di loro. Ha incontrato una nuova città-stato, ha incontrato il rappresentante della città-stato di Lisbona. Va bene. Direi che possiamo continuare. Ovviamente adesso i miei guerrieri fanno il giro, perché non entreranno nella città, nel loro territorio. Qui abbiamo i cavalli, che è molto interessante questa risorsa, soprattutto all'inizio, perché qui possiamo fare la cavalleria. Avanti. Promulgare nuove politiche di governo può portare grandi benefici. Il nostro popolo attende il tuo decreto. Va bene, sentiamo. Dimmi. Politico, problema non è un effetto concreto sul gioco, alcune aumentando la produzione delle tue città, altre generano ricchezza, altre ancora aumentano l'efficienza del tuo esercito. Non ci sono politiche giuste o sbagliate, in determinate circostanze può essere preferita una o l'altra, o adattarsi meglio al tuo stile di gioco personale. Provatele tutte e decidi tu. Diciamo che chi è guerriero o meno, dipende un po' se vuole giocare sulla diplomazia o sulla forza dell'esercito. Ci sono quattro tipi di politiche, ognuno dei quali può essere inserito nello slot corrispondente di un dato governo. Attivare le singole politiche ti fornirà i benefici descritti. Quindi vediamo un po' che abbiamo. Introduzione, ok. Città principale, leader, città-stato, va bene. Al suo meglio l'uomo è il più nobile degli animali. Separato dalla legge e dalla giustizia è il peggiore delle bestie. Perfetto. Cambiamenti delle politiche sono gratuiti, garantisce l'accesso a quattro elementi. Ah, hanno messo dentro quattro elementi: disciplina militare, perlustrazione, dio del re, e questo economico, pianificazione urbana, economico. Andiamo, cambia politiche. Allora, in questo momento il mio governo. Politiche militari, politiche economiche, questo governo non fornisce alcuna slotta di politiche diplomatiche, politiche jolly, questo governo non fornisce alcuna... ok. Ok, in questo momento io ho il dominio, ho questo tipo di politica. C'è l'autocrazia, oligarchia, democrazia, comunismo, fascismo, repubblica mercantile, monarchia. Allora, vediamo un po'. In questo momento potremmo, per grandi personali, bonus alle produzioni di meraviglie, più due le rotte commerciali, tutte le città industriali ricevono più di attrattiva, diventano unità di mischi terrestri, conquistare medaglie. Direi che in questa fase di gioco potrebbe essere interessante o il bonus della produzione delle meraviglie, che ti dà ovviamente un
input in più, un vantaggio, costituito del 10% nella costruzione delle, alla velocità in cui si costruiscono le meraviglie, oppure il discorso di avere un più 4 in forza di combattimento, che all'inizio è molto importante. Direi che si sblocca il progresso civico, filosofia, politica. Ok, quindi noi per il momento dobbiamo rimanere con la politica attuale, dopodiché cambieremo in oligarchia. Molto bene. Questo è tutto nuovo, molto colorato. Codice di legge. Poi abbiamo artigianato, commercio internazionale. Filosofia politica, autocrazia, oligarchia, unica classe. Io direi che noi possiamo... Adesso commercio internazionale poco ci frega, perché è internazionale di che abbiamo solo visto una civiltà. Facciamo l'artigianato che ci serve, ci dà anche della cultura, anche qua però l'internazionale. Vabbè, no, facciamo sblocca le politiche e questo invece diplomazia congiunta, costruzione commerciale. Tanto poi facendo di qua noi possiamo andare su questo cambio della politica. Sì, facciamo questa scelta, ma facciamo ...12 turni, mettiamo. Molto bene, determina in questo caso allora una politica. Allora, più di produzione di tutte le città con la pianificazione urbana. Dio re, più uno di fede, più uno di oro nella capitale, disciplina, esperienza dell'unità di rivoluzione. No, facciamo disciplina, perché in questo momento è importante la disciplina. Perfetto. Poi abbiamo le politiche economiche, quindi questo non lo possiamo mettere uno di questi due qua. Quindi noi invece di perlustrazione abbiamo scelto disciplina nelle politiche militari, mentre nelle politiche economiche facciamo la produzione, perché l'oro, la fede, sì, la fede è importante, però la vedremo magari un pochino più avanti, mentre l'oro noi comunque lo produrremmo con la produzione fondamentalmente, cioè la produzione incrementa poi anche tutto il resto dell'economia. Molto bene, questo non si può mettere di qua, quello non si può mettere di là. Confermiamo le politiche, la nostra agenda politica è stata finita? Sì. Ok, turno successivo. Ah ok, probabilmente perché abbiamo l'emissario... Le unità di ricognizione, come gli scout, hanno l'abilità unica di guadagnare esperienza semplicemente esplorando e scoprendo nuove parti del mondo. Sì, quindi abbiamo fatto uno scout, vediamo se ci vediamo di più. Sul discorso scout, vabbè, si aggiorna in ranger, questo lo sappiamo, 3 punti di movimento, 10 di forza in mischia, va bene. Ok, allora questo scout per il momento, io visto che abbiamo fatto qui vicino Roma, andrei di qua a vedere cosa c'è, che eventualmente costruiamo qua subito un'altra città. Su Roma dobbiamo scegliere la produzione, quindi abbiamo fatto lo scout, adesso faremo credo un altro scout subito un altro scout e poi un colono. Allora, 5 turni, invece il colono 13 turni. Sì, facciamolo. Molto bene. Turno successivo. Vai, stanno muovendo. I miei ragazzi stanno andando da questa parte. Je suis Catherine, reine mère de France. Je vous souhaite la bienvenue à mon royaume. J'ai grand désir et envie de découvrir tous vos secrets. Oh, Caterina, regina madre di Francia, ti do il benvenuto. Anche lei assomiglia al romano, quello che sono io, ma
Non vedo l'ora di imparare tutto quello che c'è da sapere su di te. È un onore incontrarti, oppure un piacere incontrarti, ma siamo troppo curiosi di stare a chiacchierare. Vabbè, diciamo che è un onore, non stiamo lì a fare questioni. È una vera, lei mi risponde, è una vera passione per ho una vera passione per l'architettura. Dimmi, la tua capitale ha degli archi di trionfo o magari una grande torre in metallo? Vuoi sapere le mie cose? Scambiarci forse la nostra capitale è un'ottima idea, ci aiuterà a promuovere il commercio. Scusa, fatti questa informazione. Questa già subito vuol sapere cosa c'ho io a casa. Vabbè, ma credo che all'inizio qui cosa vuole? Subito venirmi a dar fastidio. Ma sì, dai, proviamo il commercio. Qui mi dice che ho incontrato i francesi. Dopo aver incontrato un'altra civiltà, hai compreso quando sono riuscito a fare una mia comunicazione. Allora, dove sono i francesi che abbiamo incontrato? Ah, eccoli qua, a Parigi. Guarda, ma tutti attaccati così? Ah, ma è proprio una mappina piccola piccola, allora. Diciamo che non è che mi piaccia molto, però... Fondimi mappa, fondimi mappa. Va bene, questo qua. Ah, avete visto qua? Questo qua si abbassa. Tac. Vabbè, sciocchezza, ma... Quindi abbiamo Parigi. Lisbona tanto è cresciuto a 2. Questo I cos'è? Attiva un'ispirazione per verso il da fare distante. Ok, qui abbiamo produzione scout. Va bene.